chiedo velocemente alla vicepresidente dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia, mantenendomi in tema food, di collegarsi per un breve, diciamo, intervento a chi ovviamente è interessato ad approcciare al mondo food. Ciao Alina, e come sempre grazie di esserci, grazie di esistere. Cerco di esserci sempre in tutto quello che vi riguarda. Abbiamo promosso, come hai già anticipato tu, condivido sia quello che è stato detto dall'assessore che da Fanizza. Ecco perché io credo nella formazione, perché è sempre un arricchimento, ma non è un arricchimento solo per i corsisti, è un arricchimento anche per chi fa le docenze e per chi interviene comunque all'interno di. Perché se fatto bene con le giuste persone può diventare un momento di condivisione e di sviluppo a 360 gradi. Sai che io amo la formazione, vengo fondamentalmente come tecnologa alimentare, mi occupo molto di formazione, ho l'incarico all'interno del mio ordine, oltre alla carica che di per sé, vicepresidente, lascia il tempo che trova, non sono legata a quello, però sono legata all'incarico di essere responsabile della formazione dei miei colleghi. Passo dalla normativa alla microbiologia e ti dirò, noi a fine mese abbiamo un evento formativo per i colleghi proprio sulla comunicazione durante gli eventi formativi. Perché io ritengo che molti di noi, chi va a fare le docenze, è responsabile di quel che dice e di come lo dice. Perché quando io vengo qui e faccio una docenza, tutto quel che dico, devo pensare al corsista come lo recepisce. In quel momento io per il corsista sono un faro, ok? Quindi se quel faro è a luce intermittente, anche il suo futuro sarà a luce intermittente. Io non mi posso permettere di essere a luce intermittente. Devo brillare, ma non per me stessa, per quello che lui poi riuscirà ad accogliere di quella luce, ecco.